Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Patrizio e Clara. Il loro desiderio si avvera. Tra le nuove storie d'amore di Un posto al sole, di quest'anno, figura sicuramente quella che vede legati Patrizio e Clara. Il cuoco è rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza e dal fascino della Curcio, tanto da arrivare a compromettere il suo legame con Rossella. La ex cameriera, in aggiunta a ciò, è felice delle attenzioni che le riserva il giovane Giordano ed ha deciso, per questo, di chiudere la sua relazione con Alberto Palladini, dal quale ha avuto un figlio. Clara, infatti, delusa dal tradimento di lui, con Barbara Filangeri, ma soprattutto dai modi di fare poco puliti dell'uomo, ha scelto di ricominciare da zero e di darsi un'altra opportunità. Alla sua prima apparizione, la giovane è rappresentata pressoché come un personaggio marginale. Puntata dopo puntata, è riuscita a diventare sempre più importante. Ora gli spoiler lasciano intendere che, a seguito della decisione di Patrizio di vivere a tutti i costi la sua love story con Clara, alla luce del sole, qualcosa potrebbe cambiare. Purtroppo, però, pare che i due nulla potranno fare contro Alberto Palladini, il quale costringerà, tra le altre cose, Samuel a lasciare il suo appartamento. In concomitanza a ciò, la Curcio, fatto tesoro dei preziosi consigli dell'amica Giulia, sta cercando di non dipendere più da nessuno e di affermarsi sul piano professionale e personale. Purtroppo, però, dobbiamo darvi una brutta notizia. La nascente love story tra Clara e Patrizio rischia di non spiccare il volo. In molti, come ad esempio Raffaele, non accettano il loro legame, in quanto fanno il tifo per Rossella. Raffaele, inoltre, nei prossimi appuntamenti trasmessi su Rai 3, inviterà il figlio ad ascoltare bene il suo cuore prima di effettuare scelte di cui potrebbe pentirsi. Nonostante ciò, i due sembrano abbastanza determinati a dare avvio ad una frequentazione, alla luce del sole, in piena regola. Ce la faranno? Quali colpi di scena ci aspettano? Anticipazioni un posto al sole. Rossella raggiungerà un traguardo importante. Le prossime puntate di Un posto al sole saranno davvero emozionanti per quel che riguarda il personaggio di Rossella Graziani. La giovane studentessa, come si apprende dalle anteprime, raggiungerà un traguardo importantissimo, inerente alla sua carriera. Gli spoiler, all'inizio, hanno gettato sulla faccenda un velo di mistero. Ma adesso appare ormai chiaro che la ragazza discuterà a breve la sua tesi di laurea, facendo vivere ai suoi genitori e da noi telespettatori a casa momenti a dir poco emozionanti. Come ben sapete, la Graziani, turbata sentimentalmente, dopo essere venuta a conoscenza del bacio tra Patrizio e Clara, aveva preferito trasferirsi dai nonni ad Indica per riflettere sulla sua vita e lavorare, senza interferenze, sul suo elaborato finale. Il ritorno della ragazza è avvenuto in un momento molto particolare. Patrizio ha cercato un chiarimento, dopo aver deciso di iniziare una relazione con la Curcio, nonostante l'insidia rappresentata da Alberto Palladini. Oltre a questo, i genitori di Rossella, Michele e Silvia, stanno affrontando una vera e propria crisi coniugale, dato che il giornalista è particolarmente spento ed affranto a causa dei suoi problemi lavorativi. La Graziani, invece, si è lasciata andare un po' troppo oltre con il banchiere Giancarlo Todisco. Nonostante questo, Rossella, rientrata a Napoli, cercherà di concentrarsi su se stessa e sui suoi sogni. Ma non sarà per niente facile. A tale proposito, è intervenuta di recente l'attrice Giorgia Gianetiempo, che veste i panni della bella Rossella, la quale, sui social, ha lasciato trapelare che per il suo personaggio ci saranno scene imperdibili in arrivo e che raggiungerà un importantissimo traguardo. Esso riguarda unicamente il completamento degli studi? Oppure le anteprime fanno riferimento anche a qualcos'altro? Vedremo. Quel che è certo è che nei prossimi mesi le vicende riguardanti Rossella si arricchiranno di un nuovo personaggio. A quanto pare, nella sua vita non si farà avanti una donna, bensì un personaggio maschile, e sembra che la nostra Graziani lo incontrerà nel suo futuro ambiente di lavoro, ovvero l'ospedale. Presto ne sapremo di più, dunque, su questa attesissima new entry, che interagirà tantissimo con lei e che ci riserverà non poche sorprese.
Anticipazioni un posto al sole. Serena non verrà più riconosciuta dal marito. Momenti di forte apprensione vivrà il personaggio di Serena Cirillo nei prossimi appuntamenti della soap partenopea. Filippo verrà operato d'urgenza a causa della sua malattia. E purtroppo, al suo risveglio, come vi abbiamo già ampiamente riportato, perderà la memoria e non ricorderà più nulla dei suoi ultimi 10 anni di vita. Anche se l'operazione chirurgica potrà definirsi riuscita dal punto di vista tecnico, comporterà una grave conseguenza. L'uomo non ricorderà più nulla di Serena né della sua amata figlioletta Irene, mentre continuerà a riconoscere Roberto, suo padre. La Cirillo, che per giunta è in dolce attesa, precipiterà nell'angoscia più nera a seguito della amara scoperta. E vedremo che la donna e Ferri reagiranno in maniera completamente differente alla pessima notizia. Se infatti il tycoon inviterà i dottori e Serena a non accanirsi contro Filippo per favorire il recupero dei ricordi a tutti i costi, la Cirillo sarà dell'idea opposta. E non è finita qui. Alla donna toccherà anche armarsi di forza e coraggio per spiegare alla sua bambina il da farsi. Oltre a questo, Ferri, in un attimo di forte sconforto, si scaglierà verbalmente contro il professor Volpicelli, che tenterà di spiegare, con una freddezza fortemente professionale, quanto accaduto al suo paziente. Roberto, infatti, sarà della tesi che sarebbe stato meglio operare il figlio all'estero. E pare che Serena, dopo questa esternazione, sentirà franare il terreno sotto ai piedi. Ciò che la rammaricherà profondamente sarà non solo l'amnesia in sé, ma anche il fatto che nessun dottore riuscirà a darle una tempistica per stabilire quando e se il suo amato ritornerà quello di un tempo. E vien lecito chiedersi. Filippo, nonostante tutto ciò, si sentirà comunque legato, a livello emotivo, alla moglie? Oppure, pian piano, si allontanerà da lei? Staremo a vedere che cosa accadrà. Un posto al sole, news di gossip. Cosa fa Davide De Venuto, l'interprete dell'amatissimo Andrea Pergolesi? Le ultime notizie. Andrea Pergolesi è stato uno dei personaggi più amati della soap partenopea, fino a che il suo interprete, il simpaticissimo Davide De Venuto, non ha lasciato il cast, pronto ad impegnarsi in altri progetti. Il set della serie è stato galeotto per il bravissimo attore, in quanto ha avuto modo di conoscere Serena Rossi, sua attuale moglie, che all'epoca interpretava la bellissima Carmen Catalano. Davide e Serena fanno coppia dal 2008 e nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio, Diego. Nei 16 anni in cui Davide è stato parte integrante del cast, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere le mille sfaccettature del suo personaggio, così come le sue innumerevoli professioni. Basti pensare al fatto che Andrea è stato fotografo, investigatore privato e perfino chef. Inoltre, prima di legarsi ad Arianna Landi, ha cambiato spesso donne. Insomma, è stato un vero e proprio Latin lover, riuscendo a conservare, nonostante la sua aurea di sciupa femmine, quella vena ironica e divertente, caratterizzante dunque il suo personaggio, e che tanto ama il pubblico a casa. Andrea, come qualcuno ricorderà di certo, perse la testa per Viola Bruni, che poi tradì con Elena Giordano, la figlia di Marina, dalla quale ha avuto una bambina, Alice, oggi adolescente. Per via di tale legame di sangue, il Pergolesi ha una suocera molto molto esigente, l'imprenditrice Marina Giordano, affezionatissima alla sua adorata nipotina. Ma è con Arianna che il nostro Andrea ha conosciuto il vero amore. I due, mesi fa, hanno intrapreso il percorso delle adozioni internazionali e sono andati a vivere a Londra, ove sembrano essersi definitivamente stabiliti. Rumors indicano però che a breve a rientrare a Napoli sarà solo Arianna. E che il possibile rantré di Andrea, ammesso che ci sia per davvero, è ancora lontano. Quando nel 2019 Davide De Venuto decise di abbandonare la soap, motivò la sua scelta, affermando di non riuscire più a reggere i ritmi serrati della trasmissione. Comunque sia, ha sempre tenuto a precisare che il personaggio di Andrea gli ha dato molto, sia in termini di notorietà che di crescita professionale. E che, spesso, è arrivato anche ad identificarsi in lui. Non sappiamo se col passare degli anni l'attore ci sorprenderà con un inaspettato ritorno nelle trame di Un posto al sole. Al momento è impegnato in altri progetti, come si evince dagli scatti che posta sui social e dalle interviste che rilascia. Infine, durante il periodo del lockdown, si è dedicato anche ad iniziative a scopo benefico ed umanitario. Dunque, ci chiediamo:
Quando Arianna entrerà a pieno regime, nella narrazione della soap, come gli autori giustificheranno l'assenza del consorte? Staremo a vedere. E dopo questo lungo excursus, termina qui un nuovo appuntamento con la serie Partenopea. A prestissimo! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.